Parte, vai. Buongiorno a tutti, siamo qui con un po' di amici, con un po' di amici di Slow Food per parlare un po' di quello che sta succedendo in questo periodo e quello che può essere il ruolo della nostra associazione. Io infatti mi chiedo quale ruolo può avere l'associazione, un'associazione come Slow Food, che visione e quali obiettivi si può avere, che si potranno avere nel post-pandemia. Io chiederei a Leonardo Marotta, che è responsabile scientifico della condotta Slow Food dell'Ottomalmusone, di darci una sua opinione. Ah, buongiorno, io credo che mai come in questo momento un'associazione come Slow Food possa essere uno degli attori principali, o meglio, uno degli enzimi che può portare a nuove reazioni e creare un sistema di cambiamento. Intanto, uno degli diciamo, dei principali settori colpiti è quello del turismo e della ristorazione, che in questo momento più che mai potrà ripensare a passare da turismo di massa e poco differenziato a turismo di qualità. E questo è una delle cose dove Slow Food, in modo vario, quindi puntando sui produttori, sui prodotti tipici, sulle osterie, su chi fa conservazione di tradizioni e tipicità potrà avere un ruolo. E qui le comunità locali, quindi noi, quindi Slow Food basso, Slow Food, noi piccoli attori sul territorio potremmo avere dei ruoli importantissimi sia per mettere in rete i nostri produttori con i nostri consumatori. Quindi portare un cambio un po' di mentalità e di modo, creare nuove reti. È chiaro che per vendere online non tutti potranno fare il sito e non tutti potranno vendere online, ma gruppi locali, comunità locali potranno avere marchi, modelli e nuovi sistemi per vendere. E qui noi potremo supportare piccoli negozi, osterie, a diventare a loro volta nuovi punti di vendita e di raccolta. Quindi creare sinergie e creare rete. D'altra parte, Slow Food, secondo me qui metto altri due punti e poi mi taccio. Slow Food potrà avere un ruolo anche a livello di comunicazione. Quindi non solo facilitare la rete, ma diventare un tantam delle reti locali. E in questo modo favorire chi fa bene e portare chi finora ha scelto di fare altro verso nuove prospettive. L'agricoltura classica e le coltivazioni classiche hanno un impatto sempre più alto, l'abbiamo visto adesso. Se andiamo a guardare una mappa delle aree con le morie delle api più importanti, vediamo che si sovrappone in modo assoluto alle aree dove il coronavirus è stato più virulento. Non so se sia un caso o no, la scienza non si basa sui casi e sulle supposizioni, però siccome l'investigazione inizia dall'intuizione e dall'analisi di diciamo, di nu nuovi punti di vista, questo è un punto di vista che io andrei ad approfondire. E probabilmente alcuni pesticidi hanno un'influenza sulla qualità dell'aria, sul numero di particelle che sono in aria e anche sull'irritazione delle nostre mucose. E una parte di queste, guarda caso, hanno anche effetto sugli insetti utili. Per cui nuovi modelli di agricoltura, nuovi modi di ripensare l'agricoltura, di produrre meglio e a volte anche di più, producendo più qualità, saranno uno dei punti chiave e insieme al fatto di ripescare prodotti e varietà perdute, nonché specie vegetali coltivate perdute, potrà essere un altro modo per rafforzare le nostre comunità locali, differenziarle e supportarle. L'ultimo punto su cui volevo mettere una piccola attenzione è quello che in realtà di cui si parlerà alla fine, ma io vi abbandonerò
tra poco, è quello del fatto che la pandemia ha portato un miglioramento di qualità ambientale. E anche qui noi dovremmo essere, oltre a un sacco di altri problemi, è chiaro, sono stati dei danni non solo all'economia, ma alla società. Le famiglie hanno perso persone, noi abbiamo perso amici, abbiamo perso familiari. C'è stato un grandissimo disastro. All'interno di questo disastro ci siamo accorti che fermarci dà degli effetti potenzialmente positivi. L'abbiamo visti, la qualità dell'aria è migliorata, il traffico è diminuito, le emissioni di gas serra sono diminuite. E qui potremmo rimmaginarci qualcosa. Se il 30%, come è possibile, ci sono delle ricerche che oramai hanno alcuni anni, il 30% di noi potrà telelavorare per una parte del tempo, questo porterà sicuramente a una riduzione degli impatti ambientali. E cosa possiamo fare noi come associazione su questo? Forse appunto possiamo provare ad essere uno di quei fattori sociali che spingono sul lavoro a più basso impatto ambientale, sulla spesa a più basso impatto ambientale. Abbiamo visto che i gas hanno tenuto, abbiamo visto che i mercati dei contadini hanno tenuto in parte, e noi su questo saranno i punti su cui come associazione e come associazioni locali, sia in rete che singolarmente, potremmo fare molto. Bene, su questo punto vuole intervenire qualcuno? Vincenzo? Visto Giocondo? No, mettevo solo la mano davanti. Vai Vincenzo. Vincenzo Maidani, Slow Food, Catria e Nerone. Sì, rispetto a questo punto credo che sia necessaria una piccola premessa, è uscita già sui giornali, ne ha parlato anche Carlin nelle varie comparsate. Credo che lavori 12 ore al giorno, Carlin, perché lo vedo molto spesso, però è sempre interessante. Le premesse sono che in questo periodo la grande distribuzione ovviamente ha aumentato, mi sembra circa a febbraio l'Istat diceva circa del 10% i ricavi su base mensile, quindi ha avuto un implemento abbastanza importante, mentre invece la piccola produzione ha avuto delle difficoltà, ovviamente, sì, anche perché ascoltando poi in maniera episodica e anche sia i nostri produttori che anche le interviste che avete fatto voi della condotta Loreto Valmusone, si è palesato che questi piccoli produttori, perlomeno nelle zone nostre, utilizzano i canali della vendita diretta, ma anche dei ristoranti molto spesso. Quindi la chiusura dei ristoranti ha inciso in maniera rilevante rispetto a queste realtà. E per riorganizzarsi ci hanno messo un po' di tempo con la vendita online e anche con la vendita diretta, aumentando, implementando questa loro entrata. Anche parlando con i nostri produttori, direi che adesso hanno comunque recuperato un po' della loro situazione economica. Però questo, ecco, ci deve un po' far capire che il nostro intervento deve essere mirato in favore dei nostri produttori, ed è quello che noi come condotta abbiamo cercato di fare attraverso appunto tutti gli strumenti web che abbiamo, quindi Facebook, l'email, eccetera, eccetera. Io credo che, ecco, questo è, diciamo, il punto di partenza, quindi la GDO che avanza e i piccoli produttori che hanno maggiori difficoltà, oltre che ovviamente le osterie e le botteghe. Da noi, non so da voi, ma anche il mercato settimanale è stato sospeso, anche quello era un canale attraverso cui riuscivano i piccoli produttori a vendere i loro prodotti. Spero che possa riprendere il più velocemente possibile. Se questa è la situazione, però abbiamo individuato almeno qui alcune buone pratiche che anche attraverso altre associazioni che hanno consentito comunque ai piccoli produttori di poter vendere i loro prodotti. Io per esempio faccio parte anche della rete del gas, che ha attivato una sorta di rete tra tutti i produttori per una vendita settimanale. Viene un produttore del gas che porta tutti i prodotti degli altri, si fa carico di portare tutti i prodotti degli altri produttori. Questo per dire che io credo che nella seconda fase
dovremo fare tesoro di queste buone pratiche e noi stessi cercare di farle proseguire in maniera tale che possano in qualche maniera poi diventare strutturali, no? Quelle più, più positive. Poi l'altro aspetto su cui secondo me ci dovremmo concentrare, ma l'ha toccato anche Leonardo, è che non so da voi, ma noi siamo una piccola, siamo piccole comunità e queste piccole comunità sono molto, molto frammentate tra di loro, sia e segmentate anche tra produttori, consumatori, eccetera, eccetera. Quindi se da una parte si è resa evidente la centralità del cibo, no? Rispetto a tutte le persone che sono dentro casa, però le modalità di approvvigionamento sono state, diciamo, in qualche maniera sono andate contro al nostro pensiero rispetto a quelle che dovrebbero essere le modalità privilegiate. Quindi evidentemente c'è un gap tra quello che dovrebbe essere per noi la distribuzione e quella che invece in realtà viene percepita dalle persone che abitano queste comunità. E io credo che questo sia dovuto soprattutto appunto alla frammentarietà che c'è qui. Forse dovremmo un pochino di più puntare e diciamo dedicare del tempo a ricostituire un concetto di comunità che si sta depauperando. Io credo che sia tra di noi, facendo rete anche tra le nostre condotte, sia all'interno delle nostre realtà. Questa frammentazione credo che si sia resa abbastanza evidente e qualcosa credo che bisogna fare. Questo è un po' il mio pensiero per il futuro. Ecco, impegniamoci nel mettere a frutto le buone pratiche che ci sono state ora, ma anche nell'impegnarci nel creare maggiore coesione all'interno delle nostre comunità. Qui cito l'ultima intervista di Carlo Impedrini, ma anche nelle altre avevo detto la stessa cosa, no? Di quel concetto di intelligenza affettiva che secondo me da solo ci può consentire di portare avanti il nostro progetto e di far sì che queste comunità possano sopravvivere intanto a eventi di questo genere. Credo che portare avanti questo ideale, insomma, questa idea debba essere uno dei nostri scopi, uno dei nostri obiettivi subito dopo questa fase, anche questa fase 2, già in questa fase 2, ma anche successivamente, quando appunto saremo in una fase successiva in cui riprenderemo un po' più di adesso, spero, anche i rapporti interpersonali, anche con le amministrazioni che teoricamente non dovrebbero essere più in questa emergenza, almeno quello che speriamo. E ci auguriamo, certo. Massimo Bergamo, hai voglia di aggiungere qualcosa? Massimo Bergamo, Slow Food dei Castelli di Iesi. Porto un po', se volete, un punto di vista e una testimonianza diretta, filtrata attraverso l'esperienza della Bonosanza, che come sapete è l'azienda, la cooperativa che gestisce due presidi, e quindi diciamo un po' più da un punto di vista di chi è chi produce per il mercato. Intanto io non sono affatto convinto che si uscirà in modo migliore da questa situazione, perché adesso è la fase dei buoni propositi, ma non so, una volta che ci sarà i liberi tutti, se i buoni propositi verranno mantenuti. L'unica nota di ottimismo che io vedo in questa situazione è che abbiamo capito che mi dispiace che Leonardo non c'è più, ma la resilienza della natura, chiamiamola così, è sicuramente più alta di quello che potessimo pensare, perché se si fa mente locale al fatto che in meno di un mese e mezzo sono scomparsi tutti gli elementi negativi riguardo all'ambiente che ricordava prima anche Leonardo, voglio dire, abbiamo un motivo di speranza e anche un motivo di impegno per capire che bastano pochi accorgimenti per poter veramente recuperare
quello che sembrava invece una situazione non più recuperabile. Dal punto di vista dei consumi, del mercato, anche qui io non sono ottimista, perché da questa situazione si uscirà con una, come dire, una strage di tutta la rete, per esempio, di riferimento delle piccole osterie, dei piccoli negozi di vicinato, di quartiere, di quelli che chiamiamo del mercato di nicchia, che già adesso hanno subito un forte arretramento rispetto alle quote di mercato precedenti. Io non penso di essere, di fare statistica, però vi do questo dato. Mediamente la Bonanza ha fatturato negli ultimi due anni circa 10-12 mila euro al mese. Marzo e aprile abbiamo fatturato meno di 2.500 euro. Tanto per darvi l'idea di qual è l'impatto economico di questa cosa. E come se qualcuno diceva prima, i nostri riferimenti maggiori, che sono i mercati, la ristorazione di qualità, i negozi con attenzione alla qualità del prodotto, sono quelli che sono spariti, alcuni spariti dal mercato, altri molto ridimensionati. Io credo che in questa fase, quando usciremo, quando potremo di nuovo muoverci, il compito di un'associazione come Slow Food dovrà essere forse meno teorico, perché credo che ormai il patrimonio di idee, che comunque va sempre aggiornato, ci mancherebbe, ma anche di contributi teorici che in questi anni sono stati dati e che sono stati puntualmente confermati in queste circostanze, quel patrimonio, voglio dire, è stabile, è provato, è funzionale. Bisogna muoversi di più sul piano pratico, fare rete, costruire rete locali, come diceva Vincenzo, dare la possibilità che queste economie locali funzionino anche localmente, anche dal punto di vista del mercato elettronico. Io sto vedendo che non è vero che funziona tutto. Noi abbiamo diversi interlocutori che operano col web marketing, ma si muove pochissimo. Anzi, io credo che in questa nella fase da cui usciremo bisognerà avere ancora un rapporto più diretto e più stretto tra chi produce, chi vende e chi consuma. Quindi accorciare ancora il più possibile la filiera e lavorare molto, molto localmente, perché abbiamo visto che, insomma, se riusciamo a ridurre anche l'impatto dei movimenti, dei trasporti, i risultati dal punto di vista ambientale ci sono sicuramente. E in questo senso potrebbero rafforzare veramente tutti gli operatori che agiscono su mercati prettamente locali. Io sono molto molto d'accordo con quello che stai dicendo, Massimo, perché la penso esattamente allo stesso modo. Come sapete, io lavoro anche con aziende che sono in grande distribuzione. I numeri che stiamo portando avanti in questi 4 mesi sono allucinanti, più 40%, cose assurde. Ma questo significa, se da un certo punto di vista mi fa piacere perché è il mio lavoro, dall'altro significa che veramente i piccoli sono destinati a scomparire. Non credo che riapriranno a giugno tantissimi, tantissimi. Sarà veramente un disastro. Su questo c'è qualcuno che voleva intervenire? Ecco, sì, Giocondo Azidei, Slow Food, Monti Sibillini. Ciao a tutti. Allora, io prima di tutto non sono così convinto, viste le disposizioni governative, che si possa tornare a una simile normalità, anche perché le restrizioni sono tantissime
E credo che i discorsi che abbiamo fatto fino adesso siano veramente finalizzati a una speranza. Però finché non ci sarà, questa speranza non sarà scritta, sarà difficile in pratica programmare qualcosa. Perché sinceramente la cosa che più programmano è quella di farci stare in questo stato di paura e in questo stato di incertezza, sia sociale che lavorativa. Fatta questa premessa, dico che condivido il fatto dell'impegno nel creare reti e creare sinergie a livello locale, anche perché, ripeto, io come Vincenzo vivo in una piccola comunità, in una zona formata da piccole comunità, e credo che il nostro impegno dovrà essere quello, a parte quello di censire le aziende che operano in maniera sostenibile, insomma, rispettando quelli che sono i nostri canoni. Ma oltre a censirle, dobbiamo fare in modo abbiamo un problema di connessione con Giocondo, probabilmente. Sì. Mi sentite? Ecco, sì. Ora sì. Sì, nel mercato della vendita online, perché l'unica cosa che abbiamo capito in questo periodo, in pratica, è che l'unica cosa possibile da fare per aiutare questi piccoli produttori e i piccoli negozianti che stanno nel nostro territorio e far capire loro che oramai è necessario che si impegnino a lavorare nel mercato online. Detto questo, io sono preoccupatissimo per tutto ciò che riguarda la ristorazione, perché la ristorazione è un motore importante della nostra economia e anche del nostro territorio. E la ristorazione con queste disposizioni non può riaprire, capito? Io ho parlato, ho avuto l'occasione di parlare con ristoratori che voi conoscete, ho parlato con Aurelio, ho parlato con Peppe e anche altri ristoratori, loro sono estremamente preoccupati e dicono che ovviamente riaprire a queste condizioni non è assolutamente possibile. Quello che succederà, non, ripeto, io non ve lo so dire, ma sono estremamente scettico su questa su come sta andando, come si sta sviluppando la cosa. Credo che lunedì sia una giornata cruciale per capire quanto le disposizioni sono state utili e quanto invece sono inutili, perché magari certe cose non sarà possibile farle con queste disposizioni. Miglioramento ambientale, sono ovviamente d'accordo che quello che è successo ha creato un miglioramento ambientale. Adesso staremo a vedere, perché quando ripartiremo, se ripartiremo, i mezzi pubblici, come potremo utilizzarli con queste disposizioni, come sarà possibile utilizzarli, se prima erano pieni, erano al collasso, adesso che dovranno avere queste disposizioni, probabilmente la gente dovrà muoversi con la macchina e quindi creare una situazione che secondo me sarà tutta quanta da monitorare e da vedere. Questo è un po' il mio pensiero, un po' pessimistico, direi, però è questa sinceramente una cosa che sento dentro molto forte, perché la mia esperienza mi porta a dire questo, perlomeno quello che ho vissuto. Grazie. Ecco, grazie Giocondo. Enrico, volevi dire qualcosa su questo? Enrico Tacchi, Slow Food Pesaro. Ma sì, una semplice cosa.
rispetto a quello che è stato detto fino adesso. Una cosa che poi deriva da dalla mia esperienza, l'avendo contattato qualche produttore per farmi portare i prodotti a casa, è vero che i piccoli produttori hanno diminuito molto, perché appunto non hanno il loro canale principale, che era quello della ristorazione, è tutto chiuso, quindi da loro non vendono e quindi naturalmente non hanno entrate. Dall'altro canto però quello che mi hanno detto è che per molti la vendita presso le famiglie, presso le persone, è aumentata di molto, quindi non pareggia la perdita della ristorazione, però gli permette di vivere decentemente. Secondo me questo è un canale che va sfruttato, che va portato avanti. Quello che io trovo è che, secondo me, le modalità di approcciarsi alla vendita, quindi alla fornitura di servizi, dovrà cambiare necessariamente, perché tutto quello che adesso è stato semplice, perché ognuno di noi era a casa, potevano venire quando si voleva, per cui non c'erano problemi di consegna, probabilmente bisognerà ristrutturarlo in una maniera nuova. Secondo me è qui dove si gioca la sfida, fornire un servizio in maniera nuova, diversa, per poter soddisfare le esigenze, perché se poi si ritorna a lavorare, mi trovi a casa dopo il lavoro, oppure bisogna che mi porti la roba al lavoro, per cui potrebbero essere anche dei gruppi di acquisto, che ne so, in fabbrica o negli studi professionali, non so, però bisogna trovare un sistema nuovo. E in questo, secondo me, il mezzo, perché poi di mezzo si tratta ma non di fine, sarà tutti gli aspetti digitali, di cui bisogna essere però estremamente competenti, perché è facile cadere da una cosa molto raffazzonata, molto artigianale, in un qualcosa invece che è più professionale, ma effettivamente ti rende. Per cui ecco, la mia opinione su questi aspetti qua è che c'è una prospettiva diversa, bisogna raccoglierla, sfruttarla, inventandosi qualcosa di nuovo. Noi ci possiamo mettere nel mezzo? Sicuramente sì. Noi potremmo essere di tramite in questa cosa, come abbiamo sempre fatto, però ci dobbiamo reinventare e riaggiornare anche noi. Mi sembra una considerazione molto interessante quella che hai fatto, Enrico. Veramente molto interessante, le modalità di approccio, no, nel futuro. Io un aspetto che invece, noi viviamo, a parte Massimo che vive in un mondo tutto suo, viviamo sui social, no? E quindi vediamo quello che succede nelle famiglie. Tutti quanti fanno il pane, tutti quanti fanno la pizza, tutti quanti cucinano piatti che non hanno mai fatto magari negli anni precedenti. E questa modalità, no? Questo cambiamento, no? di stile anche all'interno delle famiglie, è un cambiamento che sarà poi standardizzato, oppure è un fatto momentaneo che finisce? In che maniera possiamo poi noi anche dare dei consigli, delle informazioni per poter continuare su questa modalità virtuosa? Giada, che mi dici? Giada Fabiani, Slow Food Loreto Palmusone. Allora, io volevo fare un passo indietro. Ho preso degli appunti perché gli spunti che sono arrivati finora sono tutti molto interessanti. E, allora, le attività che noi abbiamo intrapreso in questo momento, spero che insomma possano essere anche di spunto per altri. Grazie anche a Vincenzo per averle citate. La prima cosa che ci siamo domandati quando abbiamo fatto il primo comitato di condotta in maniera digitale è innanzitutto come possiamo stare vicino a livello emotivo, prima ancora che pratico, prima ancora che di essere diciamo di aiuto pratico, come possiamo stare vicino ai nostri ristoratori, ai nostri produttori. E quindi li abbiamo contattati, abbiamo cercato di capire insomma quali erano le loro problematiche, le loro esigenze, e abbiamo cercato in qualche modo di dargli uno spazio che ovviamente al momento è esclusivamente uno spazio digitale. E come diceva Enrico, dobbiamo per forza riconvertirci, cambiare le modalità, tutti noi, quindi i canali diventeranno chiaramente dei canali digitali.
E che cosa abbiamo trovato? Dunque, con queste interviste, con questi incontri che abbiamo fatto in maniera digitale, io mi sento di dare una parziale nota di ottimismo, nel senso che abbiamo trovato delle persone estremamente propositive, che chiaramente ci hanno trasmesso una forte difficoltà e un forte disagio, ma che immediatamente hanno pensato a come riprogrammarsi e hanno agito in maniera molto, molto, molto rapida. Gli esempi sono vari, appunto abbiamo parlato con varie trattorie che sono in guida, con Agramater che ha un sito di oli extravergine, si chiama Extravergine Marche, quindi è un sito che esisteva già prima, però ovviamente in questo momento lo stanno potenziando. Quindi arrivo un po' alla tua domanda, Antonello. Secondo me sì, ci sarà un'attenzione, cioè si conserverà, diciamo, un'attenzione nei confronti di... ciao Arianna! Nei confronti di una modalità diversa di consumare, probabilmente. Quindi se c'è un varco in cui questi nostri produttori, queste nostre osterie si possono inserire in questo momento, è questo. Quindi cercare di andare a consegnare, a star vicino comunque alle persone, alle famiglie. E in questo noi abbiamo un ruolo di collettore che è molto importante, che è sempre quello educativo, quindi secondo me dobbiamo ricominciare anche, ad esempio, ragionavamo qualche giorno fa, a fare dei corsi, a fare didattica, quindi a fare, organizzare corsi che possano in qualche modo poi essere seguiti anche da remoto, e su questo abbiamo tantissime possibilità, abbiamo tante piattaforme, abbiamo veramente, secondo me, in questo momento un megafono a disposizione, cioè abbiamo Giada, hai perso, Giada, si perde l'audio. Ora, meglio ora? Ora sì, vai. No, dicevo, in questo momento, secondo me, già dai problemi con l'audio. Ora sì. Ok. Niente, ecco, quanto il mio intervento era terminato. Giusto per riepilogare, quindi, le iniziative che ci piacerebbe portare avanti sono queste. Quindi continuare a raccontare quelle che sono le storie dei nostri produttori, dei nostri allevatori, dei nostri ristoratori, che cosa stanno facendo in questo momento, come si sono riprogrammati, e cercare di dar loro uno spazio, una visibilità. Sicuramente l'aspetto della rete, che era anche quello che citava Vincenzo, è un aspetto che in alcuni casi è carente. E lì noi possiamo fare tanto, possiamo agire da collettore. E inoltre voglio citare un progetto importante che è stato proposto da Leonardo nella nostra condotta, che è quello di realizzare dei lotti con delle piante, dei fiori, insieme alle amministrazioni locali, che siano diciamo utili per la bottinatura delle api. Quindi da questo punto di vista praticamente possiamo perpetuare quello che è, diciamo, l'impatto, se vogliamo chiamarlo positivo, del Covid sull'ambiente, andando in questo momento abbiamo dei dati importanti. Io leggevo l'altro giorno l'ultimo rapporto di Greenpeace e abbiamo dei dati. Come diceva prima Leonardo, sarà poi la scienza, saranno gli articoli scientifici a dirci se questa correlazione fra il particolato, fra il fatto che la pianura padana sia una delle aree più inquinate d'Europa e abbia coinciso con un importantissimo impatto del Covid, sapremo se questa correlazione è spuria o meno e sia una correlazione effettiva. Però in questo momento possiamo veramente andare a parlare con dei dati in mano, dei dati oggettivi,
e probabilmente farci ascoltare meglio dalle amministrazioni locali ed anche in ambiti più elevati e dire, beh, ok, noi portiamo avanti progetti che siano da un punto di vista didattico, da un punto di vista ambientale, e probabilmente in questo momento hanno una rilevanza, mi sentirei di dire, fondamentale. Bene, diamo il benvenuto a Arianna che ci ha raggiunto. Ciao Arianna. Morena, grazie. Vuoi aggiungere qualcosa su questo argomento? Oppure... Morena forse non ci sente, la vedo bloccata. Quindi Arianna, hai qualcosa da dirci? Tu sei entrata adesso, magari non hai seguito bene tutto il dibattito. Va bene, dai. Esatto. Arianna ci può raccontare anche qual è la sua esperienza. Lei ha un'esperienza diretta e secondo me è estremamente... Guardo. La tua esperienza di imprenditoria al femminile? Ma guarda, io l'ho detto anche alla riunione, ho detto poco, ma alla riunione quella regionale, quando abbiamo fatto sempre la videoconferenza, e vabbè, adesso è un po' un momento critico, credo, un po' per tutti e per tutto. Quindi anche riguardo le aziende non è proprio semplice. Cioè, noi ci siamo trovati a fare le consegne a domicilio e noi facevamo comunque ogni settimana personalmente delle consegne a ristoranti e locali del genere. Chiaramente adesso un po' la clientela è cambiata, quindi però non è facile da gestire. Però credo che se adesso è cambiata rimarrà forse qualcosa anche in futuro, perché non so sinceramente, io penso in questa zona qui, non so sinceramente quanto o quando andranno a riaprire tutti i ristoranti o tutti i locali, come sarà un po' forse un calo un po' per tutti. Bene. Ci sono altri interventi? Lodo? Ah, ok. Lodo, mi senti? Eccolo, sì, stavo... Puoi niente, io... Ludovico Nordozzi, Slow Food e Lodo Palmosone. Vai Lodo, è membro dell'esecutivo regionale. Direi che questo periodo potrebbe essere, per un'associazione come la nostra, che combattiamo... combattiamo i grossi mercati, le grosse multinazionali e invece siamo paladini, come si è detto prima, dei piccoli produttori. Potrebbe proprio essere l'occasione, come poi è stato detto nei vari interventi, di poter favorire i piccoli produttori a crearsi un mercato locale. A maggior ragione, intervenendo magari noi come condotta, abbiamo fatto divulgando un po' i nominativi di quelli che potevano fare consegne a domicilio, piuttosto che aiutarli ad organizzarsi anche in piccoli gruppi e fare delle consegne, come diceva prima Vincenzo, no? Che uno per tutti o per alcuni riesce a veicolare dei prodotti e far sì che anche questa, diciamo, nuova passione per la cucina che è stata riscoperta, come dicevi te Antonello, in questo periodo, perché tutti abbiamo fatto pane, pizze, abbiamo sperimentato anche con ricette passate via WhatsApp o ricercate su internet. Credo che questa cosa, se la prendiamo in tempo, possiamo veicolare i prodotti buoni, puliti e giusti presso diciamo i consumatori, altrimenti sono convinto che una volta, e non sarà per adesso ma almeno fino a fine anno, ma una volta che ritorneremo ad una situazione pseudo normale, con i ritmi che comunque ritorneremo a gestire, nessuno di noi avrà più tempo di fare il pane, di cercarsi il produttore locale sotto, ma ritorneremo dal supermercato che ci sta nel tragitto casa ufficio e ritorneremo da capo. Se invece riusciamo a trovare una formula per la quale
riusciamo a, far veicolare questi prodotti, come dicevo prima, probabilmente un passo avanti lo facciamo. Ho chiuso. Bene. Se non ci sono... Io vorrei aggiungere una cosa. Vai, Leo, scusami. Allora, io vorrei aggiungere, io anche sentendo parzialmente, perché sono stato assente qualche minuto, ma sentendo un po' quello che hanno detto tutti e andando a parlare in vario modo con produttori, ma anche con qualche piccolo gruppo che fa rete e vende prodotti locali, proporrei una cosa che potremmo cominciare a fare come operazione e come operazione tra condotte, ovvero proporrei 4 punti, cioè, scusate, sono un po' americano in questo, no? Fare la lista delle cose, però secondo me sono 4 punti fondamentali che ci possono muovere e che possono portare a livello nostro, almeno locale, un cambiamento. Sì. Il primo punto è di fare rete per supportare i produttori a proporre prodotti antichi come prodotti nuovi, ovvero recuperare una serie di prodotti antichi, cosa che nelle Marche in realtà la rete degli agricoltori custodi fa già, ma in modo molto limitato, e pratiche di agricoltura sostenibile come quella delle api di cui vi ha parlato Giada, che è una cosa che vorremmo fare tutti insieme e fare come rete, che è una diciamo la creazione di un marchio nostro e che supporta sia il piccolo agricoltore che fa delle pratiche di agricoltura sostenibile aggiungendo delle aree fiorite di bottinatura per le api, che però sono anche aree produttive, cioè i fiori producono, diciamo, è un'area fiorita dove esiste una produzione di cibo di qualità, e anche altre pratiche come gli accordi agroambientali che la regione sta anche proponendo, ma che siano accordi agroambientali che producono pacchetti di vegetali interessanti come recupero di prodotti tipici. Secondo passaggio, quello di supportare le nostre osterie e i nostri piccoli venditori come punti vendita, sia per i gas, quindi per i gruppi d'acquisto solidale, sia come punti vendita di un mercato contadino che dovremmo sostenere e proporre ai comuni, ma che finché non verrà fatto avrà bisogno di spazi. Quindi fare in modo che il nostro oste, che sta perdendo un sacco di soldi perché è chiuso, mentre fa vendita al dettaglio fuori dal suo negozio o distribuzione, possa anche diventare il vettore che ci porta la spesa a casa. E terzo punto, invece, quello di andare a parlare con le amministrazioni per fare in modo che i mercati locali vengano aperti e che abbiano una vendita settimanale o bisettimanale. A Recanati, fuori dal mercato contadino che non ha mai chiuso, c'è una fila che è diventata infinita e i produttori escono non avendo più niente da vendere, quindi molto interessante questa cosa. Adesso c'è tempo e c'è tempo per far la fila, ma se questi mercati verranno ripetuti almeno una o due volte a settimana, magari la domenica nelle piazze a distanza, possono diventare un altro fattore per il rilancio delle nostre economie locali. E terzo punto che potremmo fare in rete è quello di proporre pacchi di prodotti tipici insieme ai produttori, quindi diventare uno che non solo ascolta, non solo fa supporto emotivo, ma va a fare facilitazione ed educazione, cioè noi potremmo, diciamo, spiegare i prodotti della settimana con un video di un minuto a livello locale e avere dei pacchi pronti con i produttori ogni settimana, ogni 15 giorni a livello locale, in maniera tale che la gente sappia cosa c'è e sappia anche che l'osteria X, piuttosto che il negozio di prodotti tipici, ha il pacco a disposizione che possiamo prenotare e andare a ritirare in ore comode anche fuori dall'orario di lavoro. E il punto ultimo è quello di
fare questo in rete, cioè cambiare un po' il modello dalla singola condotta alla rete di condotte. Per cui fare in modo di sviluppare insieme prodotti informatici, di supportare chi ce l'ha già con il nostro marchio, se fa delle scelte, chiaramente, e quindi diventare un vero facilitatore territoriale. Grazie, Leonardo. Su questo intervento c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? Se no ci avviamo verso la conclusione. Enrico Tacchi, Enrico. Velocissimo. Uno, mi gusta molto sia quello che ha detto Giada che quello che ha detto Leo, della formazione, che trovo che sia un tratto distintivo della nostra associazione e che ultimamente si sta perdendo e secondo me andrebbe sempre più ribattuto, perché attraverso la formazione poi puoi fare dei consumi consapevoli. Un'altra cosa che invece ascoltando Leonardo mi è venuta in mente è, parliamo sempre di vegetali, di salumi, di formaggi, a me è venuto in mente il pesce. Per cui vi butto lì una provocazione, come potrebbe essere un sistema valido per portare il pesce direttamente a casa, che è più deperibile di un vegetale, tenendo conto che sono stato l'altro giorno nel mercatino del pesce di Pesaro, che tra l'altro comunque ancora funziona e c'è comunque sempre abbastanza gente, ma in questo momento l'offerta è anche piuttosto ampia. Sì, io posso dire la mia esperienza qua a Reganati, qui c'è un pescatore che porta con il suo furgoncino il pesce porta a porta, quindi diciamo che qualche cosa in questo senso si vede, poi non so se questa cosa è un po' più generalizzata. Nei mercati nostri qua il pesce non ce n'è, chiaramente, quindi l'unica modalità che vedo è quella l'unica modalità che vediamo è quella della consegna porta a porta. No, anche qui però le osterie e i ristoranti possono diventare un punto vendita interessante anche per il prodotto fresco, cioè nel senso che possono rilanciarsi non come non vendendo un prodotto trasformato e cucinato, ma diventando il punto dove tutti noi fuori dal nostro orario di lavoro, io lavoro ancora e ad esempio è anche in più ore del normale o forse uguale ma stando più in ufficio, e potrebbe essere interessante che io mi vado a ritirare la mia spesa che mi sono ordinato due giorni prima, dove c'è anche il pesce fresco, dove c'è anche il salume, dove c'è anche il formaggio, in un punto vendita che riesco a raggiungere a piedi. Immaginiamo di fare questo in tutti i nostri posti delle condotte con due o tre punti, diventa qualcosa che ci permette di supportare i ristoratori e aiutarli anche a fare delle scelte consapevoli sulle loro filiere di approvvigionamento, supportare tutta la piccola pesca contro la grande pesca, e qui ci sono tutta una serie di altri punti che sarebbe fondamentale dire e che hanno a che fare col piano di gestione delle coste di ogni regione. Cioè se smettiamo di fare difese emerse, ovvero scogliere emerse, e cominciamo a fare reef artificiali sommersi, facciamo anche sia difesa del mare che creiamo lavoro per i pescatori che diventano coltivatori, perché ci si possono attaccare gabbie galleggianti e fare maricoltura di qualità e a basso impatto ambientale. Ma qui apriremo un altro mondo, ma dove secondo me noi di Slow Food non possiamo essere attori silenziosi e non comunicanti, cioè anche qui dobbiamo diventare importanti. Faccio presente che nella regione Marche c'è un coordinamento per la difesa delle coste dove dentro c'è qualche gruppo di Slow Food, quindi nel senso queste cose si stanno già muovendo, ma forse dobbiamo integrare sempre più le nostre azioni, diciamo a 360 gradi. Vincenzo, volevi dire qualcosa? Dunque, volevo specificare meglio la questione di comunità anche alla luce di quello che è stato detto finora. Cioè, per comunità intendo anche una maggiore consapevolezza da parte di chi abita determinati territori che le loro scelte di acquisto del cibo ovviamente non hanno ricadute solamente economiche, ma hanno ricadute anche rispetto al territorio in cui vivono. Molto spesso ci sono tante persone che non hanno questa consapevolezza. Cioè, se viene meno un produttore
che presidia una determinata parte del nostro territorio, viene meno tutta una serie di elementi che ovviamente sono necessari, quindi forse dovremmo concentrarci su questo. E anche attraverso le proposte di Leonardo, io credo che ecco, la proposta che volevo fare è un po' simile a quella di Leonardo, cioè fare rete tra noi condotte, individuando magari un paio di produttori che hanno anche le capacità logistiche di poter inviare i propri prodotti ed eventualmente fare 4-5 serate nelle quali loro stessi, cioè quelle interviste che fate voi, farle magari con davanti il prodotto, avendocelo in mano dell'azienda agricola che lo produce. Secondo me potrebbe essere molto interessante, magari intersecandolo anche con un'osteria o qualcun altro che ci spiega anche come trasformarlo, perché anch'io faccio le pizze e il pane, però penso che quando riapriranno le osterie preferirò comunque andarlo a mangiare nelle osterie, perché per quanto mi possa venire sempre meglio, però non raggiungerò mai quell'obiettivo lì, anche perché faccio un altro lavoro che quindi vorrei proseguire, ma sicuramente non farò il pizzaiolo, ecco, questo dopo 2 mesi di quarantena posso dirlo tranquillamente. Volevo aggiungere anche un piccolo elemento rispetto alla grande distribuzione. Ho sentito in giro anche, no, l'idea per cui vabbè, comunque se aumenta la grande distribuzione, però le vendite riguardano anche dei produttori di piccola scala, no? Quando alla fine qualcuno si riesce a salvare. Ecco, io non so se i vostri produttori sono come i nostri, però non sarebbero mai in grado di entrare in quel tipo di logiche lì, né da un punto di vista economico, né da un punto di vista di numeri. Quindi proprio la grande produzione attualmente è il contrario di quello che noi stiamo sostenendo, non ha la capacità e le possibilità di supportare i nostri produttori. Quindi attualmente i nostri produttori devono necessariamente trovare altri canali. Ecco, questo è sicuramente un dato su cui non è possibile trovare una soluzione diversa. Basta. Bene. Altri interventi? Allora, chiudiamo questo nostro dibattito. Secondo me è stato un dibattito molto interessante, perché abbiamo messo in campo una serie di idee. Io, se posso fare rapidamente il mio di intervento, io sono abbastanza negativo. Sono abbastanza negativo perché credo che non sarà così facile, non ne usciremo migliori. Ho paura che ne usciremo molto molto peggio, perché è vero che in questo momento stiamo mettendo in campo una serie di comportamenti virtuosi, ma è anche vero che dopo usciremo in una crisi economica pazzesca, per cui ci sarà la volontà e il desiderio di accelerare fortemente la ripresa, che significa aumentare in maniera significativa l'inquinamento, significa smettere di avere attenzione per i piccoli, per privilegiare i grandi, che possono essere locomotiva della ripresa. Io sono abbastanza impaurito dal futuro che ci aspetta. Spero di sbagliarmi. Normalmente sono un ottimista, lo sono sempre stato ottimista, ma questa volta non riesco proprio ad esserlo. Ringrazio tutti, mi dispiace se qualcuno ha avuto delle difficoltà di collegamento, Morena, Berna, e spero che continueremo a fare questi incontri, perché credo che siano molto molto utili. Quindi vi saluto, grazie, un abbraccio. Ciao a tutti. Ciao di nuovo. Ciao. Ciao e a presto. Ciao. Ciao.